Con la riunione in videoconferenza e tra diverse sedi istituzionali è ripresa l'attività del Consiglio Comunale dell'Aquila convocato per oggi, per mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. I fondi per l'edilizia sanitaria e l'istituzione del cosiddetto Covid Hospital al centro di questo primo dibattito che nella mattinata ha evidenziato la difficoltà di non scendere dall'agone politico nonostante la necessità di gestire e amministrare una fase emergenziale sanitaria più difficile della storia del mondo. Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi affonda sull'onorevole del PD Stefania Pezzopane, rea di veicolare false informazioni, e sul consigliere Pietrucci, paladino delle aree interne, solo a parole dice. Biondi sottolinea che la ASL dell'Aquila è arrivata ad avere 280 posti letto Covid, 65 in più rispetto a quelli di Pescara, in tempi rapidi, grazie alla riattivazione del G8 e alla fine dei lavori del Delta. Io non cedo alle provocazioni, esordito invece l'onorevole Pezzopane, che in videoconferenza dalla sala consigliare ha sottolineato la mancanza di un piano per l'impiego dei fondi della sanità che vengono destinati con criteri campanilistici, e ha ribadito la necessità di intervenire sulla medicina del territorio, cosa che a sua detta il piano regionale non prevede. Il presidente della regione Marco Marsiglio, infine, ha assicurato la mancanza di campanilismo nella disposizione dei fondi e soprattutto una velocità di procedure adottate in base alle strutture già disponibili da incrementare, come è stato per il G8 dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Complessivamente è stato già ricordato, i posti letto Covid che verranno attrezzati per l'ospedale dell'Aquila sono di più di quelli di Pescara. Quindi dov'è questa centralità, questo scippo, questo atteggiamento di disinteresse? Forse a Pescara costano di più, certo, costano di più. È un problema di soldi, cioè siamo qui a fare il conto di dove si fanno gli appalti, qualcuno è così interessato al tema economico da farlo diventare prevalente rispetto a quello sanitario. All'Aquila avevamo la fortuna di non aver ancora smantellato come da programmi il G8 e lo abbiamo riattrezzato. Costa di meno di un altro tipo di interventi. Non avevamo tutto il delta medico da completare, da attrezzare e lo stiamo facendo, spendendo i milioni che servono.